Wahey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrelink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio ovviamente di Pokémon Scudo. Fino a che la serie non sarà finita, caricherò ogni giorno due episodi, o comunque sia uno, dipende se riesco a registrare tutto in tempo, ma fino a domenica 24 vedrete almeno due episodi al giorno sul canale. Prima di continuare, voglio andare un attimo nei Pokémon e nel box. Perché c'è una cosa che voglio fare. Voglio mettere lui in squadra. Voglio togliere Strike. Strike sta per evolversi, però non lo so. Voglio provare Toxel. Non so se ha evoluzioni, non so quanto sia forte, però da quando l'ho ricevuto non faccio altro che pensare a lui. E quindi, insomma, preferisco metterlo in squadra e provare, insomma, se vale la pena. Ah, però incontriamo anche Pokémon selvatici Sneasel, che potrei far evolvere in Wewild, dato che ho preso artigli. Non sarebbe male, non sarebbe male davvero. Sarebbe un buon posto per allenarsi le terre selvagge. E penso che è quello che farò. Penso che dovrei farlo prima di affrontare la prossima palestra. Signori, siamo arrivati a Knucklebard. Sì, ehi, fammi passare la medaglia fuoco, levati. Oh, benvenuto sfida palestre! Come da regolamento devo controllare che medaglia hai. Dunque, medaglia erba, check. Medaglia acqua, check. E medaglia fuoco, alrighty then! Hai sconfitto tre capi palestra, tra cui quello di Steamington. Continua a collezionare vittorie. Beat. Ah, anche tu qui. Dubito però che venga anche il tuo caro amico Hope. Dopotutto, come biasimarlo? Una sconfitta così meschina indurrebbe chiunque a ritirarsi per la vergogna. Ammira le medaglie che ho conquistato. Grazie, sfida palestra e Bit, vedo che tutte le medaglie del caso. E adesso, se vuoi scusarmi, ho un appuntamento con il presidente. Ciao. Però ragazzi, queste scale tutte quante rotte, come funziona? Non va bene. Per una città come Knucklebar, non va bene. Ma che figata è? Qua c'è il tipo drago, quindi. C'è quello. C'è. Il tipo che allena i draghi. Presidente Rose, la conquista delle medaglie e la raccolta di Daisy Stelle procedono senza intoppi. Ottimo lavoro, Bit. Sapevo che avresti tenuto fede al tuo impegno. Non a caso il presidente ti ha scelto come sfida palestre. Tutte le Daisy Stelle che otterrò le saranno utili per risolvere i problemi che la preoccupano. Ragazzo mio, i problemi di cui parli non riguardano certo me, ma il futuro di Galar. Inoltre, le Daisy Stelle da sole non bastano. Abbiamo bisogno di un allenatore straordinario, forte come un campione. A questo riguardo, mi permetta di dire una cosa. Ho potuto constatare di persona come Hope, uno degli allenatori sponsorizzati dal campione, non sia in realtà all'altezza del proprio ruolo. La mia superiorità è schiacciante e sono certo che riuscirò a battere il campione. Bene, Bit. Una sana rivalità è lo spirito alla base della sfida delle palestre. Continua così. Bit, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti, se hai un momento. Va a finire che il vero cattivo è l'assistente di Rose. Vuoi scommettere? Link, hai ascoltato i nostri discorsi, immagino. Come saprai, le Daisy Stelle sono quelle pietre misteriose che vengono inserite nel polsino Dynamax. Beh, non hanno solo il potere di far Dynamaxizzare i Pokémon. In esse è racchiusa un'energia incommensurabile. Se vuoi approfondire l'argomento, ti consiglio di fare un salto allo stadio. Anzi, vieni subito, ti racconterò un sacco di cose sbalorditive sulle fonti energetiche di Galar. Ma io farei un giretto in città, visto che penso andremo subitissimo a sfidare il capopalestra di questa fantastica città, ragazzi. Io addirittura quando vedevo le prime immagini del gioco, che c'erano i primi trailer che facevano vedere questa città in lontananza, io pensavo che fosse tipo la Lega Pokémon, perché era una città immensa con tutti quanti quei piani, quelle strutture.
E invece no, è semplicemente una città di un capo palestra. Quindi, in teoria, seguendo questa logica, la Lega Pokémon dovrebbe essere tipo un posto assurdo. Molto più ben realizzato di questo, perché guardate là sopra che roba. In alto a sinistra. Sono strutture enormi. È fantastico tutto ciò. Io però vorrei farmi l'acconciatura. Che non si fa di certo qui. Ecco, qui sì invece. Salve, signora, devo parlare con lei? Acconciatura. Costa un pochino, eh. A parte che devo vendere anche un sacco di roba. Bene, così mi piace. Ok. Yeah! Sapete perché, Rossi? Non vi preoccupate, adesso tutto quanto vi verrà chiarito. Vuoi aggiornare la card? Certo, tesoro. Divisa fuoco, ecco. Alright! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ora sì che ci siamo. Grande, scusami. Metto a fare i conti. Ok, dunque, giriamo un attimino la città, poi andiamo allo stadio. Questo è oh, Pokéball. Iperpozioni, due addirittura. Wow. Qui invece abbiamo un super repello. Va benissimo. Però mi dispiace che la città sembri una roccaforte in rovina. Troppo rovinata. Mi dispiace questo aspetto. Qui stanno facendo uno scontro poco alla pari, vedo. Mi sembra sia chiaro chi vinca tra i due, no? Là c'è il Team Yell che non ci farà passare sicuramente. Oddio, che è che sta facendo qui? Le mosse combinate? Fiamma patto! Ah! Sì, ok, non mi ricordo. Mi ricordavo qualcosa, ma. Deve per forza essere usata in combinazione. Va bene, fa nulla. Allora, andiamo alla palestra. Ah, però. Grande. Lo stadio di Knuckleberg funge anche da centrale energetica. Ecco, diamo un'occhiata alle informazioni sul mio tablet. Visto? Il funzionamento della centrale viene descritto in modo chiaro e semplice. Se sapessi leggere quei geroglifici. La torre dello stadio di Knucklebar assorbe energia, che viene poi inviata alla centrale sotterranea, dove viene trasformata in energia elettrica, alimentando l'intera regione di Galar. Fonti di energia come l'elettricità, il gas e l'acqua sono essenziali per le nostre vite e la nostra società. Le aziende del mio gruppo puntano a sfruttare l'energia delle Daisy Stelle per lo sviluppo della comunità. Oh, il lavoro mi chiama. Meglio che mi metta in marcia prima di far arrabbiare Olive. Olive, non lo so come pronunciarlo di preciso. Dovrebbe essere Olive. Link, ti consiglio di fare una visita alla sala dei tesori. Credo che la troverai molto interessante. Per arrivarci, una volta fuori dallo stadio, basta andare verso il percorso 6. Ma mi hanno detto che non ci posso andare senza permesso. Non è che tu me lo dici io ci posso andare. Ti servono 7 medaglie? Quindi lui è l'ultimo, e che ci facciamo qui a Knuckleberg allora? Oh, ma c'è campione qui! Link, vedo che stai facendo incetta di medaglie, eh! Il tuo rivale per la pelle, Hope, invece. Che gli succede? Ultimamente è alquanto strano. Ogni volta che mi guarda mi chiede scusa, e non ho idea di cosa gli passi per la mente. Poi il pavimento, ho notato, è a scaglie di drago. Sarà forse giù di morale per una sconfitta? Ah sì, Hope. Sì, ha perso contro Bit. La sconfitta ci spinge a ripensare le nostre strategie, ed è solo così che si diventa più forti. Hope diventerà di certo un grande allenatore. Ah, devo andare. Se faccio tardi all'appuntamento con il presidente dovrò assorbirmi la ramanzina di Olive. E non so nemmeno la strada.
Ora che ci penso, Link, perché non passi a salutare la Burno? È il mio più grande rivale e l'ultimo capo palestra che affronterai nella sfida delle palestre. Dovresti trovarlo alla sala dei tesori, subito prima del percorso 6. Ah sì, ci ho fatto un salto prima. E come ho detto appunto, senza raccomandazione non ci si può entrare, ci vuole un permesso speciale. Che penso avremo una volta che avremo parlato con... Ma cosa? Levati. Mi hai fatto perdere la velocità che avevo accumulato. Ehi. Oh, tu sei lo sfida palestra sponsorizzato dal campione. Aspetta, com'è che ti chiamavi? Ti do la mia card se vuoi. Ah, già, Link. Se Dan ha la fiducia nelle tue capacità vuol dire che arriverai in alto un giorno. Ma se vuoi affrontare me dovrai prima ottenere 7 medaglie. Sì, lo so. Ah, sei qui per la sala dei tesori? Ottima idea. Attraverso la storia si può sempre imparare qualcosa in più sui Pokémon. Sai che ti dico? Vieni, ti faccio vedere come arrivarci. Guarda, ti do pure la mia card della Lega Pokémon. Bene. Allora, la sala dei tesori si trova in cima a quella scala. Tutto qui? Bene. Ok, allora io vado. Wow, se casco di qui... Bello. Qui c'è un MT, si intravede appena. Fascino. Ora però io vorrei capire una cosa. Se volessi salire ancora più in alto, perché c'è un'inferriata qui? È un vero peccato che alcune aree siano precluse. Forse non sono nemmeno tangibili alcune. Ah, eccoti, Sonia. La sala dei tesori è un gioiello per gli occhi. Guarda, non sono meravigliosi? Questi arazzi raccontano la storia di Galar. Due giovani contemplano una desia stella. Una calamità li coglie di sorpresa, disorientandoli. Qui la spada e lo scudo sventano la catastrofe sotto lo sguardo dei due giovani. E infine eccoli che indossano la corona. Questi quattro arazzi illustrano la nascita del regno di Galar. Dimmi, giovane sfida palestre, noti niente di interessante in questa immagine? Mi ricordano la notte oscura, proprio così, dici bene. Questi arazzi rappresentano il vortice nero che oscurò i cieli di Galar, descritto nella leggenda come una terribile catastrofe, ovvero la notte oscura. Ma osserva bene. L'eroe di Galar è uno solo? O non bisognerebbe invece prendere atto dell'esistenza di due eroi? E cos'è in realtà la notte oscura? Ragazzi, io sono ancora dell'idea che nonostante ci siano due eroi, incontreremo un solo leggendario nel gioco e in realtà, cioè, ne esiste solo uno. Nel senso, tipo Cosmog diventa o Lunala o Solgaleo. E secondo me, nella regione di Galar, in base alla versione del gioco che hai, esiste un solo leggendario, non esiste la sua controparte. Se esiste la spada, non esiste lo scudo. E se esiste lo scudo, non esiste la spada. Questo è ciò che penso. Potrei anche sbagliarmi, però. Ad ogni modo, lo vedremo solo andando avanti. Sento di avere una visione più chiara adesso. Parlare con te mi è servito. Grazie per essermi stato a sentire. Continuerò le mie indagini. Questi arazzi hanno più di qualche segreto da svelarci. Tu tornerai alla sfida delle palestre, immagino. Io faccio il tifo per te. Tieni, ti sarà utile. Sono sicura che collezionerai una vittoria dietro l'altra. Grazie. A questo punto, ragazzi, io direi che... Però a questo punto non dobbiamo far altro che uscire da questa città, purtroppo, e tornarci quando avremo 7 medaglie per... Insomma, per affrontare il capo palestra, perché l'ho girata un po', è molto bella da vedere. E se avete il gioco vi consiglio di soffermarvici se non l'avete fatto, perché è davvero carina. O meglio, a me perché piacciono i castelli, però insomma,
Se non l'avete fatto, comunque sia, soffermatevici almeno 5 minuti e giratevela per bene. Laburno, cos'era a dirci? Negli arazzi della Sala dei Tesori è rappresentato l'eroismo che ha caratterizzato la storia di Galar. Potremmo dire che l'eroe di Galar di oggi è il campione Dandel. Stammi a sentire, Link, il tuo obiettivo è battere il fuoriclasse Dandel. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche, supera il percorso 6 e vai ad allenarti a Latermore. Quindi Latermore è la prossima città dove c'è la palestra. Va bene, seguirò il tuo consiglio allora. Il Team Yell ovviamente non c'è più. E prendiamo allora il percorso 6. Ah, Latermore, sì, è la città. Bene, bene, bene. Chissà se incontreremo allenatori allora su questo ponte. No, ma... Il Noco! Quello è il Noco! Ma che amore questo silicobra! Guarda che occhietti adorabili! Oh, come me lo sbaciuccherei! Noi del Team Yell siamo qui per assicurarci che questo piccolo silicobra possa riposarsi in santa pace. Ragazzi, mi fate passare? Farò pianissimo, prometto che non sveglierò il Pokémon. Ah, sì, come no, prego. Ah, bravi, gentili con la signora. Beh, insomma, forse il cattivo fino in fondo, no? Oh, Link, anche tu stai andando a Latermore, giusto? Ehi là, ragazzi, ci fate passare, per favore? What? Con tutto il rumore che fate voi bambocci, no che non vi facciamo passare! E poi avete pure quel polsino sfida addosso! Gli sfida palestre come voi mi danno sui nervi! Con il chiasso dei vostri passi finireste di sicuro per svegliare il piccolo silicobra! Ok, ok. Link, se non ci fanno passare, come ci arriviamo a Latermore? La sfida delle palestre non può aspettare. L'unica è sfidarli. Idea geniale, tu sì che ne sai. Abbassate la voce, se no Silicobra si sveglia. Quei ragazzini non c'è verso di ragionare, togliamoceli dai piedi. Così Silicobra potrà finalmente riposare tranquillo. State facendo più chiasso voi e mi costringete a leggere con una voce leggermente più rauca. Quindi, se per favore vi levate dai Zebestraus, mi fate un grandissimo piacere. Dunque, abbiamo uno Stanky con Roccio Tomba? Come finto attacco, ma no. Ah, veleno gas. Ciao ciao allora. Vabbè, posso comunque sia continuare a fargli del male. Con Roccio Tomba. Però 29 è un buon allenamento per la mia squadra, un livello 29. Specialmente per il Pokémon che sconfigge, che riceve più punti dell'intera squadra. Anche se gli altri non si scherzano, eh. Ok, Chomp, vediamo un po' chi è il prossimo avversario. Linoon. Posso cavarmela ancora, posso ricevere un danno e continuare con un dottino del veleno. Poi devo per forza cambiare. Però, anche gli diminuiamo la velocità, attacco prima, non ce la faccio comunque a mandarlo KO. Se va di notte sferza, allora mando Swiper. No, 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 che mando Swiper? Mando The Crow. Che è volante. Ok, me l'ha mandato KO, ma me l'aspettavo, tutto regolare. Potevo direttamente mandare tappo con doppio calcio, ma voglio giocarmelo. Non voglio vincere a tutti i costi come nelle palestre. Nelle palestre ho puntato un po' troppo la vittoria, anche se contro quella di fuoco diciamo che me la sono voluta giocare un pochino più tranquilla, dai. L'ho voluta fare un pochino più cacciarona, più alla cavolo, ecco, diciamola in questa maniera. Voi ragazzini state sempre a berciare. Berciare? È un termine berciare? Ma tu c'hai le vuvuzela, mica io. Niente da fare, Link, pensaci tu a questa qui. Ma hai perso? Cosa? Hai perso? Ma... Ehi! Mi è sembrato un po' giù di corda, ma a perdere contro questa? Cioè, neanche io ci perdo, voglio dire. Bene, anche questa se n'è andata. E basta metterci i bastoni tra le ruote, lasciateci in pace, ma siete voi che bloccate la strada. Non noi. Ecco, lo sapevo, sta a vedere come si sveglia Silicobra dopo tutto questo baccano. E ora che senso ha restare qui? Finita la pacchia, il Team Yell si dà alla macchia. Scappate, va.
Wow, non c'è da scherzare con il tuo Dreadnought, eh? Siete tremendi. Io invece ho perso miseramente contro Bit. Però non importa. In fin dei conti, è la dura legge delle sfide, giusto? Solo che quel Bit mi ha detto che perdendo infango il buon nome di mio fratello. Non riesco a togliermi quelle parole dalla testa, continuo a pensarci su. Non voglio che la gente pensi che Dandel è scarso solo perché io non sono alla sua altezza. Non potrei perdonarmelo, lui è più forte di tutti. È un campione invincibile. Ho bisogno di riflettere un po'. Ci si vede in giro, Link. Ma sta mettendosi a piangere per caso? Ciao. Ecco, e se ne va. Però, peccato, volevo provare a catturarlo. Tu sei un allenatore sponsorizzato da Dandel, mi pare. Ah, la signora. Ah, una capopalestra, lei! Io sono Poppy, trovi tutto quel che c'è da sapere su di me sulla mia card della Lega Pokémon. Ecco, prendi. Bene. Spero di avere l'occasione di vedere di cosa sei veramente capace una volta di queste. Sto venendo nella sua città, signora Poppy. Mi sa che arrivo però prima io di lei. Va bene, Cugi, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per la pagina Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!